Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole della Chiagranda. Oggi vi parleremo dell'enorme patrimonio rurale e agricolo della nostra fondazione. È un patrimonio che anche questo ha origine nella beneficenza. Le prime donazioni risalgono quasi all'anno della fondazione dell'ospedale, con un grande feudo di Bertonico, attualmente in provincia di Lodi, donato da Bernabò Visconti. Qui ne seguono tanti altri, fino a far sì che il Policlinico di Milano diventi il più grande proprietario terriero d'Italia. Queste donazioni venivano date sia per creare un reddito d'affitto all'ospedale, ma anche e soprattutto per produrre generi alimentari da poi distribuire ai pazienti, agli operatori dell'ospedale. Ma anche, non ultimo, visto che all'epoca i farmaci erano soprattutto le erbe officinali e medicinali, proprio per produrre queste. Abbiamo visto da poco un documento nel nostro archivio che risale al 1604, dove l'ospedale ordina addirittura a tutti i propri agricoltori di piantare tantissime rose, perché si era scoperto delle proprietà terapeutiche, curative, dei petali della rosa stessa. Questo patrimonio oggi ammonta a 85 milioni di metri quadrati, quindi qualcosa di veramente enorme, esteso in 96 comuni su quasi tutte le province lombarde. Occupa soprattutto la fascia a sud di Milano, diciamo tra il Ticino e l'Adda, tra Pavia e Lodi. E adesso vi porteremo alla scoperta di questo bellissimo patrimonio ambientale e faunistico attraverso delle immagini che sono veramente spettacolari. L'immenso patrimonio rurale del Policlinico, oltre ai terreni, comprende anche 100 cascine, un'abbazia, 3 chiese, 14 oratori, un monumento naturale e oltre 500 km di itinerari turistici. Beh, questo patrimonio ha un grandissimo valore storico e architettonico, ma quello che salta subito all'occhio è la grande bellezza dei suoi territori, che spaziano da campi coltivati, cascine, risaie e antiche abbazie. La zona intorno a Morimondo, ad esempio, appartiene al nostro ospedale sin dal 1561. Campi e cascine sono sempre stati affidati a fittavoli che li hanno fatti rendere e hanno prodotto beni alimentari per i malati della Chiagranda. Nella bassa pianura si praticava l'allevamento bovino ed era molto forte la produzione di formaggi, soprattutto grana. Pian piano si affiancarono nelle zone più ricche d'acqua vaste aree coltivate a riso. Sugli altri terreni si coltivavano cereali come frumento, segale, miglio e mais. Sparso tra i campi c'era anche un vero e proprio patrimonio fatto di alberi, di cui l'ospedale era particolarmente geloso. Gli affittuari, pur dovendolo incrementare e accudire, non potevano però utilizzarne in alcun modo la legna, che veniva inviata a Milano per il riscaldamento dell'ospedale. Ancora oggi la maggior parte dei terreni è coltivata, ma accanto a questa attività si sta riscoprendo la fruizione di questi luoghi a fini turistici. Le stradine che si insinuano tra i campi e le marcite si prestano ad itinerare in bicicletta a piedi per tutta la famiglia. Le cascine offrono spesso anche un ristoro e a volte la possibilità di pernottare e anche di acquistare prodotti del luogo a chilometro zero. Per i bambini poi può essere l'occasione anche di conoscere gli animali della fattoria e di svolgere diverse attività all'aperto. La natura, in queste terre così vicino a Milano, ma così ancora poco contaminate dall'urbanizzazione, ha la possibilità di emergere e così anche le specie animali trovano un habitat adatto alla loro riproduzione. Uccelli, mammiferi, insetti, anfibi trovano rifugio in questi luoghi, cacciano o sostano durante le loro migrazioni. Questi ambienti ricchi di biodiversità rappresentano luoghi che è importante conoscere e tutelare. Per gestire questo patrimonio meraviglioso che abbiamo visto in queste immagini veramente suggestive, abbiamo creato uno strumento ad hoc, ovvero sia una fondazione, la Fondazione Patrimonio Chiagranda, che in pochi anni, in maniera innovativa e capace, è riuscita a rimettere a nuovo e rigenerare completamente questo patrimonio, facendolo tornare anche con un utile importante per l'ospedale, tant'è che ogni anno riesce a produrre quasi 1 milione di euro di ricavi che vengono completamente reinvestiti nella ricerca del Policlinico di Milano. Inoltre abbiamo anche creato un marchio alimentare, il marchio Chiagranda,
che produce sia latte biologico che riso prodotto in maniera sostenibile sui nostri terreni, vicino a Milano tra l'altro, anche questo, il ricavato anche di questi prodotti va alla ricerca e ci permettono di raccontare la nostra storia anche attraverso questi prodotti che sono soprattutto verificati dai nostri medici nutrizionisti, che quindi ne fanno una filiera oltre che corta e anche sicura. La storia di tutto questo patrimonio è raccontata da migliaia di documenti custoditi nell'archivio storico della Cagranda, del Policlinico di Milano, insieme ad altrettante migliaia di documenti che ne raccontano la storia amministrativa dalla sua nascita ai giorni nostri, pergamene miniate, mappe storiche e tantissimi documenti veramente di importante valore storico. Il luogo è veramente ricco di storia e di fascino, ma purtroppo ancora poco accessibile al pubblico. Per questo, grazie alla prossima puntata di Pillole della Cagranda, vi porteremo a visitarlo e a scoprirlo assieme. Quindi ci vediamo giovedì prossimo.